edizione di questo. Allora, con l'ultimo arrivato si è conclusa la nona edizione di questa magnifica giornata di sport. Siamo con Antonello Aliberti. Allora, soddisfatto? Sì, sì, molto soddisfatto, è stata una bellissima giornata, abbiamo iniziato con i piccoli, poi con il campionato provinciale e poi abbiamo finito in bellezza col titolo, col campionato siciliano di corsa su strada. Ragazzi e cadetti sono venuti da tutta la Sicilia, è stata una bellissima manifestazione, molto intensa, e qui sono stati assegnati i titoli siciliani qua a Santa Teresa, quindi felicissimo. Abbiamo raggiunto il più di 315 partecipanti, un record per Santa Teresa. Sono felicissimo. Sei molto soddisfatto? Per i ragazzi, per tutti. Tu sei anche l'allenatore dell'Atletico Rosaura. Come si è comportato? Come si sono comportati i ragazzi? Abbiamo vinto un titolo di società, cadette, siamo in premiazione sia nei ragazzi, nella categoria ragazzi e ragazze, sempre titoli siciliani. Qua siamo. Oggi è stata una bella giornata di sole e ci sono stati anche molti, oltre ai genitori, ai familiari, molto curiosi a vedere questo nuovo sport, diciamo, che si affaccia grazie a te sulla Riviera Ionica. Sì, l'obiettivo è questo, promuovere l'atletica presso i ragazzi e far conoscere il più possibile questo sport che prima non c'era. E noi qui da 5 anni stiamo lavorando e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati in termini numerici e in termini qualitativi e siamo felicissimi, ma soprattutto i ragazzi sono contenti di questo, che è una nuova esperienza. Ovviamente, a conoscendo, già si chiude questa fase, ma già tu pensi alla prossima edizione? Ovviamente, ma qua abbiamo campionati, gare una dopo l'altra, allenamenti, noi ci alleniamo, l'atletica non dorme mai, 365 giorni l'anno, noi abbiamo questa caratteristica. Un grazie particolare per questa manifestazione? Grazie, un grazie a tutti, ovviamente ringraziamo la Polizia Municipale, il Comune per la loro disponibilità, la Croce Ionica e tutti quelli che hanno collaborato con noi, dai genitori e i nostri ragazzi che non gareggiavano, ci hanno dato una mano, perché ci vogliono circa 50 persone, c'erano di sostegno e di aiuto. Va bene, Antonello, adesso c'è la premiazione. Sì, potete andare giù, io devo smontare. Grazie.